Quindi è un esempio positivo. Un altro esempio positivo, da Quinto, il campeggio di Ponte Messa ai piedi di Penabilli è uno dei 10 campeggi più belli d'Italia, nominato nella classifica, nella graduatoria di Legambiente. È un piccolo ma gradevole campeggio che, attenzione, già questa ci dà una chiave di interpretazione. Sono andato a vedere su internet per vedere le caratteristiche e ho trovato i segni della creatività di Tonino anche in questo campeggio, come il villaggio degli uccelli con le case fatte apposta per far arrivare gli uccelli, o come alcune abitazioni di paglia in cui ti sembra di tornare alle origini del mondo, all'alba del mondo. Ma al di là di questo, quello che mi ha colpito è il campeggio da Quinto, Ponte Messa, Penabilli, è messo nelle Marche. E allora ho chiamato il titolare e gli ho detto: guardi, come tecnico della comunicazione le segnalo che c'è da aggiornare il suo indirizzo, perché voi da 3 anni siete in provincia di Rimini. No, non sia mai, non mi dica così, perché noi siamo ricercati da tedeschi, da francesi, da austriaci, eccetera, perché siamo lontani da Rimini e perché con quella voce Marche diamo l'idea di una campagna modulata, dolce, curata dai contadini, che è a uno snodo importante per le città storiche di Urbino, di Anghiari, di Arezzo, di Rimini stessa, ma non all'interno di una cornice chiassosa di Rimini. Quindi pensate quello che c'è da fare, no? Per dare una svolta culturale. Ma d'altra parte c'è da fare molto, e voi spero che qualcuna di queste cose da fare la adottiate da soli o in gruppo. Facciamo un esempio. La casa dell'infanzia di Fellini a Gambettola. Quanti di voi si sono accorti che è in decadenza e che sta crollando? E perché non nasce in quella casa qualcosa che aiuti a ricordare l'infanzia felice di un grande del mondo? Per esempio, potrebbe nascere un museo con l'infanzia dei grandi del mondo. Capire quando un ragazzo, un bambino, diventa un grande. Facciamo un esempio. Einstein, in una sua biografia, confessa che l'inizio della sua curiosità è scattata a 5 anni quando uno zio gli ha regalato una bussola con questo ago che continuamente vibrava indicando il nord. E lui ha chiesto perché questo ago continuasse a muoversi indicando sempre il nord, e lo zio gli ha spiegato una cosa tutta misteriosa, motivo per cui gli ha acceso una grande curiosità sulla fisica e su come funziona il mondo. Un giorno ho avuto l'onore della visita del direttore del Museo Nobel a Cesenatico. A un certo punto, con la moglie, pediatra per bambini, dentista per bambini, mi ha detto: mi piacerebbe vedere la casa di Grazia Deledda a Cervia. Ho telefonato, mi è stato detto: cerchi di portarlo da un'altra parte, perché è un garage alle spalle di un albergo sul lungomare Grazia Deledda. Allora capite che, insomma ragazzi, non si viene fuori se sputiamo addosso ai simboli della cultura. Cioè, sarebbe il posto dove far arrivare le donne Nobel a raccontare una volta l'anno, o non so quanto, 2 volte, a raccontare le loro... So che ci sono dei ragazzi di Cesena. Quanti di loro sapranno? Io l'ho scoperto a Hong Kong, in un diario di un viaggiatore,
che provenendo da Berlino dice: aspetto di arrivare a Cesena per prendere il mio cestino d'Oriente. E che è sto cestino d'Oriente? Dico, ma mi prese la febbre a vedere questo cestino d'Oriente. E viene fuori che a Cesena c'era agli inizi del Novecento un giovane intraprendente romagnolo che si chiamava Casali, che aveva quei furgoncini con cui in stazione ai tanti che facevano il Grand Tour o che andavano appunto in Oriente, lui era un ingegnere ferroviario che andava a costruire i primi binari da Hong Kong a Pechino, ecco, a questi viaggiatori il giovane Casali offriva durante la sosta un cestino d'Oriente fatto con le specialità della Romagna, quindi tagliatelle, piadina, e un sigaro per lui, le stesse caratteristiche, e invece del sigaro una rosa per lei. Ma se andate in profondità scoprite qualcos'altro, cioè scoprite che Casali, avendo visto che il suo fatturato si alzava man mano che cresceva la sosta dei treni, ha messo in atto una strategia che poi diventerà comune nell'Italia di oggi, cioè ungere le ruote. Cioè ha cominciato a dare i cestini d'Oriente anche ai controllori, i quali controllori hanno cominciato a ritardare la chiusura delle porte. E poi è partito l'attacco al capo del treno, al capotreno che doveva dare la partenza, il fischio di partenza. E il capotreno ha trovato che forse Cesena era il luogo giusto per fare un controllo dell'olio dei freni a tutto il treno. Motivo per cui la sosta raddoppiava e il fatturato di Casali cresceva. Casali si è fatto prima il bar annesso alla stazione, poi una piccola quattro stanze sopra il bar, poi il grande albergo dove credo che molti di voi l'avranno visto e magari frequentato. Ma questo, vabbè, questo ve la dico fra parentesi, lui non aveva fatto i conti con l'invidia sociale degli italiani e dei romagnoli, credo in particolare, perché parte una lettera anonima al Duce in cui si dice: guardi Duce, che lì c'è uno che attenta al primato di cui l'Italia può vantarsi, cioè la puntualità dei treni. Quindi no, Duce risponde al prefetto: vada subito a controllare, perché se è così bisogna prendere dei rigorosi e necessari provvedimenti. Il prefetto controlla, manda il rapporto, effettivamente, dice il prefetto, effettivamente c'è questo disgraziato che si fa queste cose. Certo, mi dispiace perché ci sono altre quattro persone coinvolte, quelle che lavorano per lui e che si troveranno a pagare per colpe non sue. Al che il romagnolo Mussolini, che aveva a cuore le sorti dei quattro romagnoli, forse anche del quinto, manda a dire: vabbè, non vi preoccupate, ho dato disposizione al poligrafico dello Stato di istituzionalizzare la doppia fermata a Cesena per il controllo dei freni. Ecco, così almeno arrivano in orario, insomma, ecco, questa è la cosa all'italiano. Capite che a un certo punto vi accorgete che a Cesena sbarcavano gli esploratori di un mondo straordinario che era l'Oriente. E questo, secondo me, dovrebbe attivare qualcuno a far tornare, magari con un premio, gli esploratori dei mondi lontani a Cesena, insomma. Questa volta magari senza fare il controllo dell'olio dei freni. Quindi noi abbiamo fatto questo viaggio che ci ha portato nella cultura dell'ospitalità, che ovviamente si coniuga con la buona politica, non c'è
verso, insomma, perché se no, come dice Babbi, un timoniere senza la benzina non sa dove andare. E però qualcuno di voi ha detto qualche esempio di successo, no? In maniera da... Ve ne posso fare alcuni, però poi ve ne faccio qualcuno locale, qualcuno, e uno internazionale. Qualcuno locale, per esempio, vi potrei parlare di Ravello. Ravello agli inizi del Novecento era... non aveva un posto letto. Una premessa: l'economia del turismo si basa sul pernottamento. Sappiate che 20 anni fa, quando Tonino Guerra ha scelto come nido d'aquila questo, quello di Pennabilli, non c'era un posto letto. Oggi tutta la valle è piena di posti letto dove si può pernottare. Questo è importante perché per molti c'è un'Italia turistica che non è turistica, è escursionistica, ma non turistica, cioè non fa economia. Uno passa, prende il caffè e se ne va. E invece è importante per il turismo il pernottamento. Solo allora scatta la parola turismo, il resto è escursionismo. E quindi vi dicevo, Ravello fino a metà del Novecento, dal dopoguerra, non ci aveva un posto letto. Un giorno arrivano con una barca, con un barcone, degli inglesi che attraccano e salgono su e chiedono di poter dormire. Vengono guardati come fossero dei marziani, degli extraterrestri, e per fortuna non ci scappa qualcuno che li aggredisce come extraterritoriali, come extracomunità. Invece loro, avendo a cuore la sorte di questo borgo, hanno chiesto al podestà di affidare loro 4 ragazze da portare in Inghilterra e da alfabetizzare su 4 pilastri dell'economia del turismo. Cioè, 1, un tassista; 2, un albergatore; 3, un traduttore, uno che imparasse l'inglese; e 4, non mi ricordo l'altro, vabbè, insomma, avrete capito, no? Poi li hanno rimandati indietro dopo 2 il portiere d'albergo, ecco, l'altro era il portiere d'albergo. Li hanno rimandati 4 anni dopo e da lì è cominciata la fortuna di Ravello. Ravello cresce al ritmo del 4% fisso l'anno, come meta programmata, cioè respingono degli innalzamenti di questa. Voi direte, ma ci sembrano sciocchi. No, perché si sono accorti che quando c'è una pressione insostenibile, qui ci porterebbe lontano, ma la parola turismo sostenibile è, l'avete capito, insomma, cos'è. Quando c'è quella pressione più forte, arrivano a mettere all'ingresso della salita, arrivano a mettere il cartello: oggi è programmato uno sciopero dell'acquedotto, vi conviene venire domani? Oppure oggi c'è il distacco della linea elettrica, conviene domani? In sostanza dissuadono con parole dolci dal salire sulla montagna, che, attenzione, che così come sembrava un sogno quello di Tonino, cioè quella di avere le curve della strada della Marecchiese colorate, ognuna con un colore diverso, lì ce l'hanno. Perché? Perché Domenico De Masi, sociologo dell'Università di Roma, è stato chiamato come primo assessore alla estetica di Ravello. Un assessore senza portafoglio, il quale aveva la possibilità di indicare dei miglioramenti e dei premi da dare ai cittadini virtuosi che adottassero quei miglioramenti. Quindi l'agricoltore che piantava i fiori gialli, quello aveva lo 0,5% in meno dell'IMU, non so come si chiamasse, dell'imposta sulla casa.
il cittadino che toglieva le finestre di alluminio anodizzato e metteva quelle, aveva una riduzione delle imposte. Quelli che usavano le tegole del tetto tradizionali invece che quelle, avevano una riduzione di imposte. Oggi Ravello è uno dei posti più belli della costiera amalfitana e forse del Mediterraneo, e Domenico De Masi è diventato direttore della fondazione di Ravello, che fa i concerti eccetera, mentre assessore all'estetica, vista l'esperienza positiva, è diventato Bertolino, l'ingiustamente noto come comico Enrico Bertolino, perché invece è un formatore di manager Bertolino, quello di Blob per intenderci, no? Quindi vi facevo l'esempio di però vi potrei fare l'esempio di molti paesi della Toscana o delle Marche, ma direi il modello che è più importante dal punto di vista nazionale è la Francia. E la Francia, la base del successo del francese, che, come vi dicevo, ha scavalcato tutti i paesi del mondo, c'è un poker d'assi che è fatto da libertà di impresa con fisco più leggero in confronto all'Italia, rispetto delle leggi, arte dell'ospitalità e continua innovazione, fatta anche di piccole cose. Io ho visto l'assistente del presidente, del capo dello Stato, mandare a tutti i negozianti della Riviera, della Costa Azzurra, le 10 raccomandazioni banali per dire: se viene un signore e vi parla con un francese ridicolo, non ridete, ma aiutatelo a vincere il suo imbarazzo. Se viene un signore a chiedervi le brioche, non dategli le brioche confezionate, ma dategli le brioche del forno locale. Sembra una battuta da poco, ma io in Riviera, per trovare le brioche del forno, faccio fatica. A Cesena poi non ne parliamo, sono tutte di plastica. E così via. L'ammodernamento nell'uso delle tecnologie per valorizzare ogni aspetto del patrimonio culturale. Volete un esempio? Sulla stampa di Torino qualche tempo fa ho visto un ambasciatore che, essendo stato destinato all'Italia, aveva voluto fare un giro da Torino giù fino a Palermo per conoscere questo paese di cui sarebbe diventato il rappresentante. E dice: uno, in molti alberghi, anche di 3-4 stelle, non ho trovato internet. E questa è una cosa, signori, che ci brucia. Due, laddove l'ho trovato, l'ho pagato caro. E infatti dice nella lettera alla stampa, dice: ma come, l'asciugamano io lo pago con il prezzo del soggiorno, perché per l'internet devo dare una cosa a parte, deve essere considerato integrale. E insomma, vabbè, comunque i francesi sono stati bravi e ci invidiano. Jacques Lang, il ministro della cultura, l'ex ministro della cultura, dice che sarebbe straordinario per lui concorrere a promuovere territori bellissimi come Urbino e il Montefeltro e alcuni paesini della costa adriatica, però, dice, vorrei mano libera per ricorrere a misure drastiche contro l'abusivismo edilizio. Capite che lì si capisce la difficoltà dell'impresa. Ecco, questo è lo sguardo d'insieme. Però io voglio darvi il senso di questa svolta con una tabella che mi sono preparato, che è la tabella che fa la differenza tra il turismo, come mi viene chiesto da uno di voi, com'era il turismo negli anni 50-60 e il turismo di oggi. Ebbene, è il turismo che è arrivato oggi, che vi ho detto prima sinteticamente, si passa dal turismo
delle lucertole al turismo dei furetti. Ve lo posso sintetizzare, il turismo, la differenza, con una tavola. Allora, la tavola è questa. Un turismo di massa di ieri e il turismo soft di oggi. Il turismo di massa era caratterizzato da mezzi di trasporto veloci, da un programma fisso, dipendente da altri, da uno stile di vita importato, era un turismo comodo e passivo, che non richiedeva nessuna preparazione prima di partire, nessuna conoscenza linguistica, che era caratterizzata da un senso di superiorità di chi arrivava rispetto al territorio in cui arrivava, era caratterizzato dal fare shopping, scattare rullini, cartoline, curiosità e soprattutto rumoroso. Il turismo soft, invece, è un turismo individuale, di famiglie, di piccoli gruppi. Richiede più tempo, mezzi di trasporti adeguati, anche lenti, quindi slow life, slow food, slow e così via, quella parola ha fatto fortuna. Richiede decisioni spontanee e indipendente, curioso dello stile di vita locale, di esperienze, è faticoso e attivo, richiede una preparazione sul luogo da visitare, richiede la voglia di conoscere una lingua in più rispetto alla propria, un desiderio di apprendere, di portare regali, di portare ricordi e nuove conoscenze, di fotografare, disegnare, dipingere. C'è la storia oggi di un russo che ha disegnato tutte le colline della Valmarecchia, le montagne della Valmarecchia. Richiede gusto, tatto, olfatto ed è silenzioso. Che dirvi? Fate in modo che al mare Adriatico, che è stata la fortuna di Rimini e della Riviera, con il suo paesaggio di Riviera, con i suoi paesaggi di pesca, vedo qui un quadro che mi ha preparato la mia sposa e brava nell'educazione artistica. Paesaggio di Riviera con un'auspicabile riduzione di macchine private, con dei taxi stagionali e locali, con piste ciclabili, con bici pubbliche. Per esempio Parigi sta riducendo in maniera fortissima l'uso delle auto nel centro, grazie alle bici, cosa che sta facendo ovviamente in Copenaghen, Amsterdam e adesso anche Milano si sta muovendo in questa direzione. Quindi il mare, che è caratterizzato oltre che dal paesaggio di Riviera, dalla pesca, dall'economia che ti rende visibile un'identità, da paesaggi d'acqua, mi viene da chiederci perché non usare l'acqua per gli spostamenti all'interno della riviera tra i vari portocanali, la pesca turismo, l'ospitalità come mare che dovrebbe essere visibile e presente sempre, ma che invece è scomparso, come anche qui diceva Tonino profeticamente, finirete col nascondere il mare purtroppo è finito nascosto. Con il pesce locale, che ha la sua tradizione, il valore nutrizionale, con l'educazione alimentare, molte dei pesci, spesso lo vedete, l'asterisco che accompagna il menù e sotto, possono essere di importazione, che mette un po' in allarme, no? I paesaggi della salute, pinete, terme, percorsi ciclabili, l'ambiente marino come palestra aerobica. Questo è lo yin del paesaggio dei paesaggi marini, ai quali c'è da aggiungere il paesaggio
della collina, cioè del mare di terra. Uso un'espressione che magari sarà poco felice, ma che ho usato una volta facendo, eccolo, il mare di terra. 100 turismi nel mare di terra di Rimini, con il mosaico dei turismi possibili e la geografia dei sensi. E ci sono degli economisti che hanno fatto un pezzo sull'ultimo, se andate in edicola, sull'ultimo internazionale, il settimanale internazionale, sono rimasti stupiti dal patrimonio straordinario dell'Appennino, e che dicono alle città della Riviera: aggiungete una app, per usare un linguaggio internettiano, aggiungete una app alle vostre proposte, l'Appennino, perché è una ricchezza straordinaria, tutta da valorizzare. Pensate che Santo Stefano di Sessanio, un borgo che era abbandonato, oggi, grazie ad un imprenditore italo-svedese, Klinger si chiama, Kilgren, è diventato un borgo il cui valore è decuplicato, ed è l'unico borgo che, grazie al restauro fatto con antiche tecniche, ha resistito al terremoto. Pensate, è in provincia dell'Aquila, ha resistito al terremoto dell'Aquila. Quindi il paesaggio dell'arte, abbiamo detto, questo sfondo straordinario delle opere d'arte più conosciute al mondo, il paesaggio dei parchi, delle colture, l'agricoltura a chilometro zero. Uno degli altri esempi che mi piacerebbe che un giorno magari faceste un salto come educational è quello qui vicino di Montefalco, in Umbria, che ha basato la sua rinascita sul binario cult and colt, cultura e colture. Quindi ha valorizzato i musei e le chiese, ha valorizzato le vigne, il vino, il famoso Sagrantino, che era sconosciuto e che adesso viene venduto nelle aste a prezzi straordinari. Ho visto la protagonista di 9 settimane e mezzo che ha speso, credo, metà del gettone del suo film per prendere un bottiglione di Sagrantino. Ecco, cult and colt, Montefalco Appennino, dove il direttore del museo MoMA di New York, un grande raccoglitore di fondi, il più grande raccoglitore di fondi americano, ha comprato la casa per quando andrà in pensione, quindi si trasferisce a Montefalco in Umbria. Quindi avete una, come dire, una garanzia. Ed è lui che, tra l'altro, mi ha rivelato che la mostra più seguita, più visitata in America è stata da loro la visita allo Studiolo del Montefeltro, così in italiano, titolo in italiano, che ha avuto 1.200.000 visitatori paganti. Quindi capite anche la forza attrattiva, emotiva di una parola come Montefeltro, che purtroppo non si sente sulla Riviera, no? E invece è qui. L'ospitalità, l'economia degli scenari naturali, boschi, fiumi, il parco del Sasso di Simone e Simoncello, insomma, avrete capito che mettendo insieme questo yin e questo yang, Rimini non può che guadagnarci. Attenzione, però rimettendo a posto le fogne, attenzione, per ultimo dico, l'ho detto per ultimo, ma questo è un consiglio che vi do a tutti i paesi della Riviera, perché sono stati bravi anni fa ad essere i primi ad avere gli impianti di depurazione, però poi se vogliono avere la permanenza dei turisti per 2-3 mesi decuplicata, devono avere impianti in grado di smaltire la decuplicazione dei residenti, e questo mi pare che su questo ci sia ancora molto ritardo. Ecco, questo è quello che vi voglio dire. Ovviamente qualsiasi domanda che voi mi facciate mi vedrà curioso e vedrò di rispondere.